Bentornati ragazzi, nella parte precedente avevamo votato Quahordron, come cacchio si chiama, insomma, il tizio dal nome più impronunciabile di sempre. Allora, parlando a Quahordron, si attiverà un irritantissimo gioco a quiz di 7 domande, in cui se solo ne sbagliamo una non potremo andare avanti al gioco, dobbiamo tentare, finché non le azzecchiamo tutte. E la parte peggiore è che Quahordron non ci dirà quali abbiamo sbagliato e quanti ne abbiamo sbagliate, per cui è davvero una sofferenza, ma... mi sono preparato. Ho qui davanti aperto col cellulare una risposta di Yahoo Answer in cui dà tutte le cose corrette. Allora, perché disturbi il mio riposo, guardiano? Cosa desideri dunque? La terra è sconvolta dai terremoti. Non possiamo più farci niente. L'ira mia non si è abbattuta su Jarkendal per punire i miscredenti. Qualcuno ha fatto irruzione nel tempio di Adanos. Sciocchezze, ho sigillato io stesso la porta. Di lì non si passa. Davvero? Garantissimi l'accesso al tempio di Adanos. Il tempio resterà chiuso per l'eternità, così ha deciso il concilio. Che cosa c'è nel tempio di Adanos? La mia più cocente delusione. La celebrata saggezza degli antichi è davvero immensa. Un uomo della tua posizione non può parlarmi così. Non riesco a liberarmi dell'impressione che tu non sia quello che sostieni di essere. Se vuoi mi aiuto dovrai prima dimostrarmi il tuo valore. Rispondi alle mie domande, dunque. Non voglio parlare di me con un estraneo. Chiedi, ecco che iniziano le domande. Allora, sono Quahordron, un tempo signore di Jarkendal. Mi hai risvegliato. A quale casta di Jarkendal appartieni? Se lo abbiamo risvegliato, ovviamente siamo dei guardiani dei morti. Le abilità di un guardiano dei morti ti avrebbero consentito di risvegliarmi. È vero. Se davvero sei ti sostieni di essere, sei in grado di rispondere a tutte le mie domande, tranne una. Chi proteggeva il popolo di Jarkendal dagli attacchi del nemico? Questi sono i guerrieri. Chi può darmi un ordine diretto? I sacerdoti. Sì, c'è scritto ai sacerdoti, ma ok. Chi portò il male sulla terra? I guerrieri. Vedete, anche una più... i guerrieri sono più risposte. Chi ha l'ultima parola nel consiglio dei cinque? Gli studiosi. Chi allega le sofferenze e i disagi? Sono i guaritori, ovviamente, qui ci si poteva capire subito. Chi sigillò il portale del tempio per proteggerci dal male? C'è denti andato... aspettate che lo sblocco un attimo. Oh, ok, la risposta è alla settima, non lo so. Allora, non potrei saperlo in alcun modo. Bene, mi fido di te e ti concederò il mio aiuto. Richiedi la chiave del tempio. Se non mi permetti di entrare nel tempio adesso sarà troppo tardi e tutto sfinirà in rovina. Non può essere, io e il sommo sacerdote Cardimon siamo gli unici in tutta Jarkendal a sapere come si apre la porta del tempio di Adanos. Allora il tuo Cardimon deve aver chiacchierato. La porta era aperta, l'ho visto con i miei occhi. C'è un accento di verità nella tua voce, non dubiterò più delle tue parole. Lo spero. Ecco la parola d'ordine, scritta su questa tavoletta di pietra. Pronuncia le parole e la porta del tempio si aprirà. Il mio tempo è terminato, ahimè, non posso più aiutarti. Ma ricorda, stai attento alle stanze di Adanos, so per te sarà la fine. A cosa devo stare attento? La forza mi abbandona. Addio, ci incontreremo di nuovo nel regno dei morti. Confortante? Non lo so. Ecco, se n'è andato. Ale. Bene. E con questa, ragazzi, abbiamo fatto la parte più fastidiosa di questa parte del gioco. L'evocazione di Quahordron. Però non abbiamo ancora finito, non possiamo andare al tempio di Adanos. Ma perché, ragazzi? Lo dico io perché abbiamo ancora la tavoletta di pietra rosa da recuperare. Dunque, stiamo qui, no? Allora, se abbiamo visto questa parte e quella parte, non ci resta che andare all'estremo sud-ovest proprio, all'estremo sud-ovest dell'isola, quindi... No, cosa sta succedendo? Perché? Ragazzi? Cosa... Ecco, vai, si era bloccato, è vero. Mi era scivolato il tasto su F9, perché F9, ragazzi, blocca il gioco. Ah, no, io però non ho... No, non ho attivato Marvin, è vero, accidenti. Perché ho dovuto ricaricare il gioco, perché... è successo un disastro. Mentre caricavo il file di salvataggio, mi si è impappinato tutto. Allora, B, Marvin, che usare i trucchi non c'entra niente. Io da piccolo giocavo a Gothic usando la mod di versione medievale. Per divertirmi. E non è mai, si è mai impallato.
Quindi ragazzi, è questa cazzo di macchina virtuale che proprio non è buona a fare niente. Sto PC sarà anche buono per caricare video, ma come PC da gaming, come PC da registrare, mi ha proprio deluso. Non è buona a fare una delle cose che mi servirebbero, a parte caricare video. I think I found something. Davvero, cioè, tutti i giochi che ho si impallavano, facevano un disastro dietro l'altro, no, veramente. Di sto computer alla fine non me ne sono fatto quasi niente se non per caricarci video. Allora, dunque, dobbiamo andare all'unica parte della Valle Ovest che non abbiamo ancora visitato. Ecco, siamo al sentiero dei tre bivi e sto stronzo non la smette. Eremita, meglio se stai dalle tua parte, davvero. So much for you, filthy beast. Alurz. No, non è questa, devo tornare indietro e poi svoltare dall'altra parte. Allora, di qua. Ecco il ponte, l'altra parte in cui io non ci ero voluto andare per prima mettere appunto la pietra di teletrasporto e fare cose importanti. Però ora dobbiamo andare per forza là, perché la casa deve essere... La dimora di quei costruttori deve essere là. Allora, vediamo un attimo la mappa. No, allora, sto tornando al punto di partenza o sto andando dove non sono mai stato? No, sto andando dove non sono mai stato. Bene, allora, andiamo. Sto ponte molto sicuro, ragazzi, molto sicuro mi pare. Ecco, squartatori pronti a squartarti le palle. Ecco qua, vai! Un bel tempesta infuocata risolve tutti i problemi. Ecco, dai. Torna! Niente! Non lo prende? Niente, troppo vicino. Oh, madonnina. Vai, ok, qui prendiamo un po' di cose che poi quando... Sarà il momento di tornare all'isola di Corini se avremo finito qua con Jarkendar, vendo tutto quello che ho trovato e ci facciamo un bel po' di soldoni. Non che serva, però insomma, facciamo i soldoni magari al fine di evitare continuamente il trucco Instant Gold. Sì, tanto fargli solo 100 punti esperienza. Doveva essere un po' più grande se volevano fare proprio che fosse un cheater malus, perché 100 punti esperienza te li rifai subito. Ecco, basta uccidere una mantide per recuperarlo con un profitto di 50 d'esperienza, no, veramente. Quanti goblin, madonna. Allora, qui non ci sono mai stato, quindi dovrebbe esserci l'ultima... Dovrebbe esserci l'ultima dimora dei costruttori. Che non so chi è, non so mai chi è chi, però so... Rosso i guerrieri, giallo gli studiosi. Verde i guaritori, blu e rosa invece non me li ricordo. Blu e rosa, proprio difficoltà a ricordarmelo, ma uno deve essere i guardiani della morte e l'altro i sacerdoti. Ecco qua, vai, fatto. Allora, eccola lì, l'ultima dimora dei costruttori, però... Merda, un altro di sti schifi. Ah no, eccola qui, è questa. Palle, questi golem del cazzo. Ecco, saprei proprio come sconfiggere i golem della palude. Come si fa? Avete visto anche voi qualche episodio fa che sono iper resistentissimi ad ogni genere di cosa? Qui cosa si nasconde? Ecco, uno zombie. No, bene, gli incantesimi gli fanno abbastanza danno, dai. Coraggio, continuiamo così. Allora questa deve essere la cosa dei guardiani dei morti, mi pare. Se hanno gli zombie... Oddio, non saprei, c'erano gli zombie anche in qualche altra cosa, però qui ce ne sono di più. Dai. Sono tutti... No, ce n'è ancora uno, accidenti! Questa è indubbiamente la cosa dei guardiani dei morti. Dai. Qualche zombie ha qualcosa qui? No, sapete, non vorrei che uno zombie avesse la chiave del forziere, eh? Ok, no, niente. Qui accendiamo un attimo la luce, perché sennò... Nel video non si vede assolutamente niente, vedo, con mio grande piacere proprio. Allora, questo non ha niente. Oh, ecco dei forzieri. Oh, eccola qui! Tavoletta di pietra viola. Abbiamo completato la cosa qui. Bene. Ora non ci resta che tornare indietro, informare i maghetti degli spruzzi d'acqua che abbiamo completato il nostro compito. Allora, qui cosa c'è?
Ah, una po- sono archi magici anche, wow. Non me li prendo. Sì. Avevo paura fosse un golem della palude, ma... Sì. Sentinella di pietra è inutile. Ma per piacere. Allora, qui va... Oh, ancora? Oh, abbassa la cresta, vai. Allora ci capiamo, Vediamo un po' qui cosa c'è. 15 frecce del carbone. Oh, un'altra tavoletta di pietra, vai. Allora, qui abbiamo preso l'arco magico, no? No, no, c'è anche una piccola X in cui scavare, dai. Allora, scaviamo anche qui per trovare un'altra borsa di cuoio. Oh, 10 minuti, vabbè. Pazienza. Tacchiamo qua. Ok. Ah, pesce leggero. Questa ha qualcosa dentro. Pozione. Vecchia tavoletta di pietra. Pesce leggero di solito hanno sempre delle cose dentro. Allora... Muovendoci in giù, ecco, c'è questo pesce che dice, c'è qua nascosto qualcosa dentro questo pesce. 3 oggetti ricevuti, Grimaldello, ok. Combattimento a 2 mani più 2. Combattimento a mana più 4. No, no, armi a una mana più 4. Armi a una mana. Ok, stiamo delirando, stiamo proprio delirando, ragazzi. Armi a una mana, questo entrerà nell'annale. Allora, non ci resta adesso che ripercorrere tutta la valle all'incontrario. Tornare dove c'era l'eremita. Ah, no, guardate, abbiamo preso una strada che non so cos'è. Dove siamo? No, siamo ancora nella valle a sud, a sud-ovest. Ah, eccola qui, vai. Se io oramai facciamo prima a far così, niente per il teletrasporto, è andata come è andata. Ok, vediamo un po'. Oh, diciamo a riordine che abbiamo trovato tutto. Allora, a proposito delle dimore. Sì? Ho visto tantissimi scavagni a dimora dei sacerdoti. Va bene, ok, sì. Ho trovato le residenze. Erano dove ti ho detto? Sì, più o meno. Il mio duro lavoro ha dato i suoi profitti, grazie. Bene, questo è a posto. Ora dobbiamo dare a Saturas le tavolette. Dove sei, Saturas? Eccoti qua, ora sei qui. Saturas, poi dobbiamo parlare con Mixir per dirgli che abbiamo parlato un po' Odria. Il problema con la porta del tempio è risolto. Lo spirito ha parlato, sì. Di una potente spada. Per Adanos, che sciocchi siamo stati. Come hai avuto di essere tanto ingenui? Gli indizi negli archivi. Questa spada che ha rubato Raven può essere solo l'artiglio di Beliar. Dobbiamo entrare in queste stanze il prima possibile e impossessarci dell'arma. Dove sono le camere di Adanos? Le stanze di Adanos? Solo che sappiamo che Adanos è l'unico ostacolo che ci impedisce di entrare nel tempio. Dentro al tempio sono altre 3 stanze che dovrebbero respingere tutti gli intrusi. Le chiavi sono i cimeli colorati dai costruttori. Solo se raccogliamo tutti quei cimeli e risolviamo gli enigmi possiamo entrare nel Sancta Sanctorum del tempio. Che cos'è l'artiglio di Beliar? È l'incarnazione del male, l'ha creata Beliar in persona. Chiunque la porti possiede un terribile strumento di distruzione. È più potente colui che la porta, maggiore è il potere dell'artiglio. Solo una persona forte di spirito e di fede incrollabile può reggere questo incantesimo, sì. Ma quanto parla ancora? Un potente combattente, sì. Non deve arrivare, va bene. A proposito di cimeli. Ecco, che ne dici di questi? Sì, abbiamo trovato tutti questi. Noi abbiamo raccolto tutti. Cosa dovrei fare esattamente con i cimeli del tempio? Ne sappiamo troppo poco, tuttavia si spera che ne comprenda il significato una volta entrato nel tempio. Mi spiace non poterti dire di più, ora è tutto nelle tue mani. Prendi i cimeli e dirigiti al tempio, che Adanos sia con te. Forse non è ancora troppo tardi. Che Adanos ti protegga. Allora, dobbiamo adesso andare da Mixir. Però ragazzi, sapete cosa? Se no, Merdarion, ecco, come al solito, Mixir, quello di cui avrai bisogno, non si trova. Per cui ragazzi, per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.